Qualche disagio è innegabile, ma i lavori al muro del sottopasso di Viale Talenti, muro Foggini sul lato tranvia, sono necessari. E con i cantieri anche la sospensione della linea 1 della tranvia di Firenze tra le fermate Arcipressi e Batoni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla navetta dedicata e le modifiche agli autobus. Prima di tutto, anche se ovvio, bisogna ricordare che le fermate tra Arcipressi e Batoni sono chiuse, si tratta di Talenti e Federiga. Per percorrere il tratto in questione sono stati attivati i bus sostitutivi 77, 78, 9 e l'NT1, navetta dedicata per la quale si prevedono 325 corse al giorno. Chi arriva da Scandicci e deve andare a Firenze deve scendere alla fermata Arcipressi e prendere le linee 78 o NT1 fino a Batoni, dove potrà riprendere la tranvia. In direzione opposta, ossia centro città Scandicci, bisogna fermarsi a Batoni e prendere il 77 o l'NT1 fino ad Arcipressi. Nel dettaglio le modifiche alle linee ATAF 77, 78 e 9. La 77 si avvicina alle fermate tranviarie Batoni e Arcipressi. Chi sale sulla 77, dopo il capolinea della casella, viene portato prima alla fermata Batoni in direzione Firenze e poi alla fermata Arcipressi verso Scandicci. Per la 78 cambio del capolinea da via Foggini a via del Cavallaccio, di fronte al capolinea della linea 77. Chi sale sulla 78, dopo il capolinea di via della casella, viene portato prima ad Arcipressi e poi a Batoni. La funzione della 9, che di norma collega Batoni con Federiga, cambia. Chi deve raggiungere Firenze dovrà salire sulla 9 in direzione di Batoni, mentre chi deve andare a Scandicci deve raggiungere la fermata tranviaria Arcipressi. In linea generale conviene pianificare un quarto d'ora 20 minuti in più sul tragitto normalmente compiuto, ricordando che se per qualcuno il percorso sul bus si potrà leggermente allungare, sarà comunque garantito l'arrivo alla tranvia nella direzione di interesse. Tra le novità di quest'estate 2016, la sospensione del prolungamento notturno fino alle 2 le notti di venerdì e sabato e l'estensione della possibilità di portare la bicicletta sulla tranvia tutta la giornata.